Chiudiamo gli occhi e incominciamo a portare l'attenzione al corpo fisico, alle sensazioni, a quello che succede nel corpo fisico. Metti a fuoco le sensazioni del corpo fisico, la materia. E mettine a fuoco in particolare una, scegli di andare, di stare lì in una zona, in un distretto dove qualche cosa sta succedendo. E accorgiti che quella sensazione è anche un'emozione. Cioè, riconosci qual è l'emozione, lo stato d'animo che sta portando con sé. Grazie, per esempio, a lasciare fluire il respiro, perché un'emozione è anche un ritmo di respiro. Quindi riconosci sensazione, ritmo del mio respiro che è collegabile e connessa con la emozione. Quindi ora sto riconoscendo la coincidenza tra sensazione e emozione, ritmo di respiro. Come sta andando e venendo il mio respiro all'interno di questa sensazione? E di conseguenza che emozione mi porta. La mia attenzione si espande a comprendere non solo ciò che in prima battuta viene sul palcoscenico, ma anche in una seconda attenzione colgo il ritmo del respiro e l'emozione connessa. Quindi lascio fluire il mio respiro lì dove c'è la sensazione. Perché già sta succedendo, ma io me ne accorgo. Mi accorgo tenendo in contatto la sensazione del corpo con il ritmo del respiro emozione, che questo è anche un'immagine. Una visione. Non necessariamente sarà una visione chiara e luminosa o ma un'immagine, anche una forma qualsiasi, è impossibile che ciò che si manifesta non abbia una forma. Quindi cogliere la visione, cogliere lo yantra, vuol dire cogliere la forma sul piano mentale della manifestazione emotiva e fisica. Quindi mantenendo il contatto con la sensazione, mantenendo il contatto con il ritmo del respiro emozione, anche espando ancora un po' di più la coscienza per accorgermi di quale forma mentale ha. Magari è semplicemente un'idea di rotondità o di interruzione o di flusso. Magari è un'immagine confusa o magari è una chiara visione. O magari anche è un ricordo, una memoria arcaica, un'idea. Esploro quindi, ho citato i tre livelli, il mudra della sensazione materica, corporea, il mantra del ritmo, respiro, emozione, lo yantra della forma, idea, visione. La mia attenzione, che è espansa, coglie la sinergia tra i tre aspetti. E probabilmente dovrò shiftare un po', muovermi un po' tra sensazione, emozione, visione, visione, sensazione, emozione. Quando una tende a mostrarsi sul palcoscenico, sposto l'attenzione a cogliere le altre due dietro le quinte e viceversa. Continuo in questa operazione di attenzione e di espansione.
di persistenza del contatto su tutti e tre i flussi, tutti e tre i sottosistemi del mio sé. Quanto più sottile e ampio è il mio gioco di attenzione, quanto più mi sarà facile cogliere che sono uno, che questa Trinità è una e che quindi è l'essenza in sé, è lo spirito in sé che vive e si manifesta sul piano materico, energetico, emotivo e mentale. Livelli vibratori diversi della stessa unità spirituale, dello stesso sé, dello stesso soffio interno essenziale che mi attraversa. Gioca un po', comprendi e trova il tuo modo di tenere insieme ciò che è insieme, di accorgerti contemporaneamente della Trinità, che poi è uno, cioè Ashé spirituale. Trova il tuo modo di smascherare gli agguati, scomparendo, facendolo zero, ai tentativi di andare via, di interrompere. Accorgiti che sei tu con te stessa e con te stesso e che giustamente nessuno può comprenderlo per te. E il livello di comprensione e di profondità che riuscirai ad attingere determinerà quello che ti porterai via e le trasformazioni che potrà compiere sul piano dello spirito del tempo, i tuoi problemi nella vita. Sono sul piano del tempo. Questa esperienza è nell'essenza del Kairos. Cambia qui e si cambierà là, perché l'esperienza nel tempo è sempre un trance. Io, quello che mi succede, è il campo nel quale avviene. Non è solo quello che succede là nel tempo. Siamo in tre a vivere ogni evento. E qui tu stai cambiando la componente interiore è il campo all'interno del quale vivi il tuo mondo. Ad ogni respiro mi impegno a stare ancora un po' più in contatto e a non andare via. Compaio alla resistenza, a nutrire i confini della separazione. Vedo. Sento, agisco insieme. Se mi perdo, posso ritornare a casa e ritrovare quel filo che sta cucendo in me, il mio sentito su questi diversi piani in cui io vivo. Posso perdermi perché questo filo mi riporta sempre al punto di ascolto, al punto di partenza e lì rimango, mi rendo conto che sono sempre lì. Che non c'è altro luogo in cui possa stare in questo momento. Continuo a scomparire ad ogni contenuto, continuo a sentire ogni cosa che emerge, che nasce, si manifesta e muore dentro me, che già sto unendo la visione, il sentito e l'azione. Sento nel corpo, respiro e lascio muovere le emozioni, lascio che il sentire prenda una forma e sento questa forma e osservo l'immagine di questa forma mentre la sento. Nello stesso momento mi avvicino a questa capacità di unire nel sentire, il vedere, l'osservare, il muovere. Nel contatto con questa forma posso anche esplorare. E l'esplorare vuol dire lasciare ogni ormeggio, arrendermi, scivolare, andare per
per poi tornare al contatto. Potrei vedere un'estrema ricchezza di contenuti, potrei vedere tutta una serie di pretesti, ancorarmi al volere vedere il perché di pretesti che hanno fatto sì che io sentissi questo, vedessi quell'altro e agissi quest'altro ancora. Oppure potrei stare ancora qui e scomparire di fronte a ciò che tiene separato e cogliere l'opportunità di immergermi nella unità e viverla pieno, qui e ora, che si realizzi, perché sempre è così, sentirla in tutti i cinque livelli del mio sé. Lascio gli ormeggi, mi accingo a navigare nel mare, ogni onda che mi sobbalza, semplicemente la osservo. Non sono quell'onda, non sono neanche quell'altra onda. È tutto un fluire costante, un alternarsi, un dondolio, una danza ritmica, armonica. E nel mio viaggio nel mare sento la luce e sento l'ombra. E accolgo e lascio che sia, perché so che tutto va bene così. Scegli di focalizzare un aspetto magari più preciso, vai a scegliere uno dei punti, dei luoghi che hai visto finora, sui quali vorresti indagare ulteriormente. Focalizza maggiormente e continua il viaggio. Scoprirai che in un prurito all'orecchio c'è un universo, passando per il soffio, per l'anima e per la visione. E così via, scoprirai che tutto è manifestazione dello spirito, non solo in termini teorici, ma lo puoi vivere nel tuo presente ora. Con questo graduale varcare confini tenendo insieme ciò che è insieme è sempre stato. E così se c'è un luogo in me che mi sta chiamando, che sta chiamando il mio respiro, io solamente lo seguo, non pongo resistenza e lascio che il viaggio continui e approdi lì. Il flusso del mio respiro non farà altro che aprire le porte. Io sarò lì ad accogliere ciò che arriva, ogni contenuto, ogni immagine, ogni pensiero, ogni sensazione fisica, energetica. Rimango lì, al cospetto di questa porta. E sento che quando incontro il confine è il punto di unione e ci resto e persisto nel contatto. Posso restare nel contatto, focalizzarmi proprio nel punto che magari mi viene più difficile farlo, proprio magari per quell'aspetto che mi porta via, resto a contatto dove mi viene più difficile e so che lì è la mia miniera, lì si possono schiudere i tesori di cui ho bisogno. Persisto lì dove mi è indicato, dove sono chiamato, con la determinazione di un guerriero, di una guerriera. Colgo la complementarietà nella resa, nell'accoglienza all'esperienza che mi si schiude. Di questa continua polarità degli opposti che non sono opposti ma complementari. Se dicessi sì a quello che sento, che cosa accadrebbe? Respirando provo a dire sempre un po' più sì a quello che sento, espandendo il contatto su tutti i livelli, fisico, energetico, mentale, intuitivo, emotivo, attraverso il respiro, attraverso la mia scelta di stare in contatto. E allora posso dir di sì a quel sentito scomodo, posso dir di sì a quel senso di inadeguatezza, a quel fastidio, posso vedere cosa capita semplicemente stando e dicendo sì. E sento che ciò che sento dicendo sì è un alleato, si apre sempre più alla sua espansione, alla sua ricchezza, e sento quel fastidio che si trasforma, quel fiore che si apre, e il resto. E dire sì
all'integrazione, dire sì alla vita, che realizzi il suo corso, a cui magari paradossalmente stavo proprio resistendo finora, magari proprio anche dove mi dà fastidio, pensando di combatterlo. Invece resto lì e faccio anche che qualcosa che è un bisogno, una scomodità, una domanda, un pensiero vorticoso, porti a liberare ciò a cui ero fin da sempre chiamato, chiamata a vedere, a sentire, ad agire. Ad ogni respiro c'è un nuovo confine a cui dire sì. Ad ogni respiro il confine prende un sapore diverso e io lo assaporo. Sento il vento dentro di me, sento il fuoco dentro di me, sento di essere tutto ciò che c'è. Come abbiamo imparato, potremmo anche dire che le nostre pratiche sono meta-pratiche, meta-metodologie, nel senso che è qualcosa di cui io mi accorgo, no? Quello che stiamo vivendo, abbiamo detto e vissuto, è qualcosa che succede sempre. Ci stiamo prendendo il tempo per accorgerci. E quindi, come sempre, cerchiamo di, anche quando aprire gli occhi, mantenere il contatto con questa verità. Portiamo, tra virgolette, a termine senza terminare. Mentre nella prima attenzione riapriamo gli occhi, con la seconda manteniamo il senso di connessione con questa triade, questa integrazione.